è uno dei principali ritorni al MIPAP. Ci può spiegare il motivo di questa scelta? Il nostro ritorno è stata una scelta che voleva riprendere una certa visibilità all'interno del concetto della fiera. Siccome ci sono state delle evoluzioni positive, perché c'è stata questa unione di più fiere qui a Milano, abbiamo pensato in effetti di poterci reintrodurre perché avevamo visto delle possibilità di rilancio e di chance di vendita maggiori. L'EFATO è un marchio fortemente internazionale, ci può raccontare quali sono i mercati più importanti? Allora, i nostri mercati più importanti attualmente sono il mercato russo, senz'altro con tutte le repubbliche ex sovietiche, poi stiamo molto ben sviluppando anche il Far East, la Cina, e siamo già presenti in Giappone, siamo già presenti in diversi paesi del Far East, anche in Europa siamo presenti, soprattutto in Germania, soprattutto in aree anche vicine dell'Europa, e stiamo sviluppando anche aree nuove, innovative come il Brasile, come altre zone molto importanti anche in questo momento e in evoluzione anche per il settore del Made in Italy. Ci puoi raccontare un po' com'è l'ispirazione di questa collezione per il prossimo autunno inverno? L'ispirazione principale viene sempre, come del resto tutte le nostre collezioni, soprattutto sull'invernale, dalla maglia. Tricochet è un'azienda nata appunto come azienda di maglieria e ovviamente l'80% della nostra collezione è proprio centrata sulla maglia. Quest'anno abbiamo introdotto nuovi materiali, specialmente nuove viscose. Una delle caratteristiche principali appunto di questi nuovi materiali è il comfort. Allo stesso modo, anche questo per esempio è sempre una viscosa, sempre trattata a silicone. Quanto è importante l'innovazione oltre al Made in Italy per il vostro marchio? Sicuramente il Made in Italy per noi è il nostro punto fondamentale. Una delle nostre principali caratteristiche è quella di voler mantenere il Made in Italy, che purtroppo ultimamente sta sempre venendo meno. Innovazione perché il consumatore finale è diventato ancora più esigente, perché in un momento di crisi diventa sempre più difficile anche per noi produttori trovare la novità, trovare un qualcosa che vada a stimolare comunque l'acquisto da parte appunto del buyer. Il vostro è un marchio comunque molto internazionale, ci sono dei nuovi mercati che state guardando con attenzione? Stiamo iniziando una nuova collaborazione appunto con la Cina. Ci puoi raccontare la tua collezione? Cette collection automne-hiver 2013-2014 s'articule dans des couleurs qui vont du rouge au noir en passant par le vert et le camel. Donc c'est une inspiration autour d'un univers, on va dire, on imagine une femme dans une maison bourgeoise, dans un pavillon de chasse. Donc j'ai utilisé le matelassé dans les vestes et dans les jupes. Une matière aussi donc verte d'inspiration baroque. Ensuite, j'ai injecté de la fourrure et de renard et de lapin dans ma collection pour des manches, pour des cols. Et voilà, j'ai l'habitude de travailler généralement le cuir. Là, on se retrouve avec du cuir d'agneau plongé et du veau également pour certaines pièces. Je travaille beaucoup les découpes dans la structure de mes vêtements avec des mélanges de matières. Donc avec le cuir e il délinage o du crepe par exemple. Allora, ci può raccontare come nasce il progetto Scalo 12? Scalo 12 nasce da un'esigenza di riuscire a guadagnare o a potenziare nuovi mercati. Con il nostro capospalla, che fondamentalmente è un piumino, lanciando Scalo 12, che è un prodotto completamente diverso, perché sia per stile, uno stile più informale, sono forme, non forme, volumi completamente diversi, rivolto a una donna che ama vestire alla moda, però con qualche innovazione. Non ha niente a che vedere con la Salco, che è poi la mamma di Scalo 12, e effettivamente inizia a darci dei buoni risultati. Questi buoni risultati arrivano quindi soprattutto dall'estero, e se sì, quali sono magari le zone più promettenti? Abbiamo avuto dei buoni riscontri anche in Russia e in Giappone, naturalmente su tutto il mercato europeo, però anche in Russia e in Giappone.
Voi siete qui con Amipap con due marchi. Ci può raccontare le peculiarità della collezione di entrambi i marchi? Il marchio Fontanelli rispecchia un po' il Made in Italy totale, la prima linea che è quella più curata, più, anche più classica volendo, mentre il marchio FG è quello che rincorre un po' più la moda e che segue un po' più le tendenze, che dà proprio il vero look della collezione. Entrambi i marchi hanno una forte vocazione internazionale? Sì, tutti e due hanno una forte distribuzione internazionale, prevalentemente nel mercato russo, senza trascurare il mercato asiatico, però già le due collezioni hanno delle caratteristiche tali per poter far sì che il prodotto venga ben collocato in queste aree. Ci puoi raccontare qual è l'ispirazione della tua collezione? L'ispirazione della collezione è sul vintage. Prendo le cappe le più iconiche degli anni 60, 70 e 80, provo di mettere al gusto del giorno con le tessuti nuove e tecniche nuove anche. Come mai hai scelto di venire qui in Italia al MIPAP? Dal primo giorno che sono arrivata a Milano per vendere le mie collezioni, il MIPAP che mi ha fatto un posto a fretta. Ci puoi raccontare quali sono le regioni più importanti dove vendi proprio marchi? L'Italia è un mercato buono e che va crescendo. I mercati emergenti come la Cina, la Russia sono molto buoni anche per noi. Il mercato americano è sempre la base e adesso iniziamo a digrandire in Francia con l'apertura del nuovo negozio Concept Store a Parigi. Nasce nel 2009 per un'esigenza quasi di mercato nostra, perché abbiamo anche dei negozi di abbigliamento e il piumino è sempre stato difficile da trovare, da cercare anche da altre aziende. La collezione poi si è ampliata perché chiaramente questa è una collezione di piumini che esce solo nel periodo invernale, per il periodo invernale ci mancava qualcosa di estivo che i clienti ci chiedevano, quindi abbiamo creato la Snow Secret, che rispecchia molto la Snow Secret e l'abbiamo chiamata No Secret, ed esce solo nel periodo estivo con tanti trench, nel periodo invernale invece con abitini. Voi siete partiti con il mercato italiano, ma so che avete un progetto di espansione anche all'estero. Sì, abbiamo un progetto di espansione all'estero, per adesso abbiamo solo degli agenti e dei distributori all'estero. Parliamo di Spagna e parliamo di Belgio. E il nostro obiettivo è quello di andare poi in Asia e soprattutto nel mercato russo. Il vostro è un marchio un po' anomalo, nasce prima all'estero e poi in Italia. Ci può raccontare la storia? Sì, effettivamente abbiamo scelto di lanciare il marchio Vitussi con una sfilata a Copenaghen in collaborazione con l'Istituto di Cultura Italiano, con l'Ambasciata di Copenaghen. È stato bellissimo, abbiamo fatto una serata di cultura italiana dove la moda e il cibo si sono incontrati ed è stato un gran successo, ci siamo molto divertiti e abbiamo presentato per la prima volta il marchio a Copenaghen e abbiamo scelto di andare ad altre manifestazioni più ufficiali. A Parigi, siamo stati a Londra e poi siamo scesi pian piano, siamo arrivati a Milano e adesso stiamo tornando in Sicilia. Infatti l'atelier è base in Sicilia, noi facciamo i nostri capispalla con le nostre sarte siciliane e li mandiamo, li facciamo conoscere poi all'estero. Abbiamo cominciato con i capispalla, poi effettivamente l'idea di Vitussi è quella di trasformare il destino dei tessuti, quindi il tessuto da arredamento viene trasformato e viene fatto un cappotto. Poi siccome i nostri cappotti sono fatti con molta attenzione, rimangono molti pezzi di tessuto, ho detto cosa facciamo con i pezzi di tessuto? E i pezzi di tessuto sono nate le borse. Le borse sono un po' più classiche come forme, ma con la stessa idea, con gli stessi colori, con la stessa energia, con lo stesso brio. Stiamo lanciando sul mercato una cosa molto carina, siccome Vitussi nasce in Sicilia effettivamente, io sono siciliano, sono di Palermo, e il sole di Sicilia è una delle cose che ci contraddistingue. Dunque abbiamo pensato, perché non mettere il sole nelle borse? Abbiamo fatto dei pannelli solari che vengono serigrafati con lo stesso disegno della borsa, si ritrova il sole di Sicilia trasformato con una luce, con dei LED in modo da non perdere nulla e se vogliamo si può anche ricaricare il telefono. Abbiamo vinto un concorso molto interessante con Toshiba per fare una borsa per il computer, per l'ultrabook,
che ci ha dato una certa visibilità, poi Toshiba ha deciso di non proseguire col progetto e allora siamo liberi, lo facciamo adesso per i fatti nostri e quindi stiamo entrando nel mercato, anzi se ci sono degli investitori che credono nel progetto e che hanno voglia di darci una mano in questo senso è necessario partire velocemente perché è una bella iniziativa.